Buongiorno a tutti, ben ritrovati sul mio canale. Oggi proseguiamo la nostra avventura con Final Fantasy VII Remake Integrated e riprendiamo dal punto in cui si è rimasti la scorsa volta. Come al solito, innanzitutto vi lascio la nostra intro e le musiche del Final Fantasy VII originale e ci rivediamo fra pochissimo. Buona visione. Eccoci qui, allora, eravamo rimasti all'inizio proprio di questa rete, così da non perdere il punto di riferimento, e direi che l'unico punto per andare avanti per ora è questo, quindi proseguiamo. Qui è chiuso, ma non è apribile, va bene. Qui c'è, l'avevamo già visto, la solita chiave che recupereremo prima o poi da qualche parte, immagino. Andiamo a vedere di qua. Allora, il nostro intento era raggiungere la porzione avanti e qui c'è qualcosa da aprire.
Si dovrà giocare con l'acqua che non è fatta benissimo. Un po' di mostriciattoli. Un granchiotto anche. Oh, merda. Ok. Ok, perfetto. Allora, qui non c'è niente. Direi di passare avanti. Due granchioni, andiamo subito su questa che è quella che ci blocca. Ok. Aia. Ok. Dovremmo puntare anche a curarci adesso. E l'unico modo di salire è questo. Quindi per ora si sale di... Sì, di là non si può andare avanti. Si sale di qua. Qui. Serve per passare lì sopra, forse. Dai, su, Arif, levati un po' dalle balle. Ok. Scusa, di là è chiuso, però ci sono delle casse. Passiamo di là. Ah no, nessuna cassa. Però si può scendere. E di là invece? E di là c'è... c'è la gemma. Andiamo a riprendere la gemma, scusa. Sì, la gemma, vabbè, la materia. Ok, qua siamo esattamente davanti all'inizio. Benefica. Sì, ho capito che devo andare di lì. Volevo prendere la materia prima. In quella? Fa niente, scendiamo giù che c'è il mostrillo. Sembra una tartaruga ninja. Recuperiamo barre per andare a far preghiera. Aia, che male. Bene. Curiamoci intanto. Perfetto. Arif al 20, propizia se è voluta. Molto bene. E anche un nuovo livello arma che poi andremo a sfruttare. Di qua non si va avanti, saliamo qua sopra. Ok. Gran pozione e coda di fenice. E qua dobbiamo aprire il passaggio. Quella madonna. Da dove è arrivata quest'acqua lo sanno solo loro. Stop thinking about what Corneo said. I know.
me too. It's gotta be a trick. There's no way they'd go that far. But what if Corneo really was telling the truth? We have to get there in time to stop it. We have to. Right. Aerith, what are you not telling me? Huh? Guys, come on. We gotta keep moving. Coming! I'll go first. Mm. Turn. On my way. Here we go. Almost there. E non si torna più indietro. Hear that, Cloud? Come on. Qui niente, eh? No. Di lì è da dove siamo arrivati, ok, penso che non ci stiamo perdendo niente, ma vediamo. Qua è chiuso. Focus. Still thinking about the plate? Yeah. The future isn't set in stone. That's what I always tell myself. Yeah. I hope you're right. How about this then? Think of something fun. After saving Sector 7, you're gonna... I'm gonna... go shopping. Topside. I'll buy stuff for the bar. Decorations, coasters. Can I come? You'd better. Then it's a date. Cloud can carry all our stuff. He'll be our pack, Chocobo. What was that about me? Nothing. Vedevo che non mi piaceva per niente quella piattaforma. Sorry about that. No need to be. All'asta ci siamo aggrappati, Una bella musica. Di ansia. Andiamo avanti. Vediamo se riusciamo a uscire da sto posto. Una medaglia. Ok, prima o poi troveremo anche un altro modo per spenderle. No, sembra di aver visto illuminarsi qualcosa. Da comprare, immagino che non ci sia granché. Infatti, andiamo avanti qui. Scendi ora, bivio, però di qua non c'è da fare un cazzo, quindi si va di qua. Ok. Vediamo la mappa. Boh.
Andrei di qui, perché essendoci un forziere potrebbe non essere la via verso l'uscita, ma solo verso il forziere. This won't take long. Sono alcuni ratti, va bene, sono scarsini. Ok. Due sfere gravitazionali, ok, però intanto era corretto, quindi qua non c'è nient'altro. E quindi torniamo indietro e di qua invece si va avanti. Vabbè, ci passavi tranquillo anche senza attaccarti al muro, eh. Con Erif. Andiamo di preghiera. Ok. Niente, proseguiamo. Prima o poi riusciremo a uscire da questo cavolo di labirinto e ritornare ai nostri bassi fondi. Ma cos'è che è? Verso il settore 7, sì. Ok. Vediamo intanto come evolve la mappa. Prendiamo qua queste casse. Non li stiamo usando i punti magia, eh. Dovremmo sfruttarli un po' di più. Nemici? Nemici. E andiamo di qua. Che cazzo, con l'inferno di bolle. Che è quello che ci blocca. Speravo proprio di non di fermarlo prima, ma niente. Ok. Arte segreta, così ci potenziamo. Intanto liberiamo Erif. Ok, Erif. E non hai abbastanza cose, quindi niente. Riscendiamo. Ok, di qua mi sembra che si vada avanti, quindi andiamo a prenderci quelle materie là. Abbiamo beccato subito il posto sbagliato, giusto e sbagliato allo stesso tempo. Ok, siamo riusciti a schivarlo. Vai Erif. Prendiamo barra TB, materia energetica evoluta, ottimo. Ah, non sei riuscito a farla, sta preghiera. E là c'è un altro Sajin. Vai, cos'è questo? Immunizzante, interessante, andiamo a vedere. Ah, rende le alterazioni molto più brevi e in realtà è utile. Vediamo. Danni elementali più 8% e protezione
Allora, direi che potremmo tenerla per ora per farle salire di livello e levare questa. So che a questo punto non serve a niente quella lì, ma almeno la potenziamo. Invece qua c'è energetica, glaciale, galvanica, protettiva. Ok. Curativa. Un'altra galvanica, eh. Potremmo levare la galvanica per mettere... O una propizia, o un'arcana, no, arcana ce l'ho già, sì. Vitale ne abbiamo una a testa. Allora, intanto facciamo così. Diciamo che qua ci mettiamo l'immunizzante. E qua ci metteremo una ardente. Abbiamo detto che non ce l'ha nessuno, va. Almeno rimane comunque la protezione. Sì. Su di qua e poi a sinistra per andare a scontrarci con quel saggin, eccolo lì. Passiamo a lei, Erif. Andiamo a riempire le barre. Aia. Preghiera. 700 di vita, buono comunque. Bam. Ok. Dovrei poi ricordarmi un po' che cosa servono per le loro cose. Le loro armi e un paio di orecchini del risveglio. Ah, ok, con l'autorisveglio, interessante. Non adesso, ma interessante. Tipo contro boss, sono utili. Allora, sì. Proseguiamo di qua e scendiamo e andiamo avanti, sperando di risalire all'interno del nostro settore. Un'altra medaglia Moguri. Oh. Intanto aprendo queste casse sicuro. Allora, qua non c'è niente. Qua nemmeno. Qua dentro. Guys, check it out. Seventh Heaven's water tank has something similar. I'm betting we can use this to control the sewage level. Hey, Cloud. You want to give it a try? This ought to drain the water. Right? Esperto. No luck? Must be busted.
A red light indicates a blockage, apparently. We can use the hand pump to clear the blockage. Sounds about right. I remember having to do this at the bar before. All right. Aerith, you mind giving me a hand? Cloud, you stay put. Keep an eye out for more red lights. Wait, I'm not sure... Trust me, this is the best way to handle it. We'll be back soon. Andiamo, dai. So maybe this is a little different from the one at the bar. More industrial? Per aprire la valvola, ad Aerith con L e l'ago dell'indicatore cominciano a spostarsi verso sinistra. Affeziona la pompa attiva, premi più volte A. Quando l'ago comincia a spostarsi verso destra, fai chiudere la valvola con L, fermando l'ago nella zona rossa. Ok. Here goes. Ah, ok, ho capito. Try to stay in sync. La Madonna. Ah, in giù era. Keep calm. All good. Ok, vai. No, troppo presto. Va bene, va bene, va bene. Però adesso abbiamo capito il funzionamento. Perfetto. Una di tre. Spettacular. Ok. Sempre più piccolo. Ok. That went well. La Madonna, come va veloce il terzo. Riproviamo. Fatto bello scarso comunque. Ok. All right, I think that did it. Wonderful. Okay, let's head back. Cloud's probably getting worried. Ok. E qui abbiamo già preso tutto, quindi andiamo avanti. Ah, gli dai anche te la mazzata, eh? Vai. Ok, ora quindi si dovrebbe svuotare, perfetto. Cos'è che non mi volete far vedere? Nicely done. We make a great team. Go team. No, niente. Ah, beh, qualche mostriciattolo. Ok. Aia. Okay, vediamo se riusciamo a curarti un po'. Sì. You can do it. Take it over. Okay. Get him. Take the lead. So it's my turn. Che tipo mai? Oh. Ok. Scendiamo. Tanto qui ce n'è altri. Won't be tough.
Ah, c'è un cavolo di cozzo. Un altro pesciozzo. Ok. Facciamo così, intanto copodace su Sajin. Ok. Proseguiamo su. E ce n'è altri? Dove? 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 Eccolo. Okay. Merda, peccato, ho perso una barra. Ecco, come l'ho detto, vai di rinascita su Cloud. Sono concentrati su di lui in una maniera impressionante. Vediamo di curarci un po' per ora. Ok. Cura. Perfetto. Allora, Tifa, vai a fare un po' un rovesciata su questo che è mezzo morto, no? Questo. Ok. Arca vacca. C'eravamo. Allora, code fenice su Erif. Magie e un bel energira su Erif. E invece Tifa una rovesciata su questo. Ah merda, una trasformazione. Un ranocchio. Ci stanno facendo un po' il culo questi, eh. Tifa, ce l'ha energira, sì. Su Cloud. Ok, dai, così vediamo di far fuori questo. Su di te. Ok, ok. Ah no, ce n'è altri. Ok, perfetto. Bene. Ok, qui non c'è altro, quindi si passa su di qua. Andiamo a vedere. Porca vacca, altri? Vai, vai. E siamo finalmente all'uscita, fuori. Understood. The Avalanche mission has been approved. We ought to proceed as planned. This is bullshit. What the hell are they thinking? Threats to public order are to be summarily put down.
This is what we've always done. Summarily put down. Guess it's a little late to grow a conscience. Just on patrol. Don't worry, we'll make it in time. E visto che ci aspetta, oggi ci fermiamo qua. Quindi riprendiamo alla prossima. Grazie mille per la visione e buona giornata. Ciao ciao.